10, 9, 8. Nick, la intro è tua, Nick. Nick, Nick, la intro è tua. 9, 2, 1. Ciao. Ma cos'è questa cosa? Come si sono finito qua? Oh mio Dio, abbiamo forse un ospite. Chi sarà mai? Non so dove guardare. Ma fai un filtro? Sì. Grazie, ma anch'io ci sono. Ma io pensavo fosse vero. Poi dopo. Ma vi giuro che stavo guardando lo schermo e dicevo: anch'io. Ma dove ha trovato quegli occhiali? Ma avete detto assurdo che se li è andati a mettere ed è tornato, ma era perfetto. Allora, Bingo, vuoi non dirmi che hai finito le risorse del computer? Perché se usi il computer per rimettilo, queste cose. Per favore, rimettilo sul nostro ospite, se puoi. Poi mi dice che la ora fa crashare tra un po'. Esploderà tutto. Là ci sono. Inoltre, in regia, oggi si è rotto il condizionatore e ci sono. Che c'è stato per mezza giornata. Non si è rotto. L'hai comprato fake. È uno di quei pinguini. Il pinguino originale. Pinguino con scritto pinguino. Pinguino. E semplicemente pingu. Bisogna infilare il tubo fuori dalla finestra. Perché ti sento così basso? Hai sciapinato roba? No, per ha me la no. voce più calda. Devi infilare il tubo fuori dalla finestra e loro lo tenevano dentro. Ma sono scemi? Sì. Ma vabbè, quindi stanno ma è assurdo, ma guarda che si piante negli occhiali. Ma è finto. Se la vedi tu prima, non ti sei reso conto? No, devi capire che è tipo 3 minuti dopo, è un suo talento, riesce tipo a estranearsi completamente. Come la storia della destra e sinistra in strada. Esatto, dei computer potentissimi. Ma devastata questa cosa. Perché non è un Mac. Dai una culata in qua, Davide, tu dai una culata in là. No. Dai, fratello, per favore, dai. No. Se non stati un pomeriggio a settarle, fagliele usare così, scusa. Ma chi è che l'ha settata? Ma è perfetta, guarda, è perfetta. Io pensavo che fosse un po' sbilanciata a destra. Io pensavo che questo fosse bloccato al tavolo, non so come mai. Sì, dato. Ha un peso specifico importante. È un peso specifico importante, verissimo. Siamo dezumatissimi. Vabbè, scusate, ma non dovresti neanche vedere quello schermo. Ma invece lo vedo, c'è una persona diversa di fianco. È per me, Nick. Siamo tutti storti oggi, ma ci sta. Abbiamo iniziato anche in ritardo, ma perché abbiamo iniziato così in ritardo? Non perché ci stavamo scaccolando, nonostante dalle stories si evinca solamente che c'era Pingu che ballava invece. È vero, sì, non faceva niente. E perché abbiamo fatto un video forse tra i più lunghi della storia di Space Anche tra i più belli, secondo me. Cioè, è venuto veramente una bomba. Poi molto vederlo. Figo. Potremmo aver perso, Davide, potremmo aver perso tutti i file. Mi hanno spaventato una certa, perché io mi sono tolto il filo del microfono. Sì. Sti stronzi, sai cosa ho detto? Ha iniziato a dirmi che io no, allora abbiamo perso tutti il file dell'audio. E lui è tornato in fa, ma davvero? No, io sono preoccupato. No, ma perché ho detto, ma... No, però ogni volta che lo staccavate mi distruggeva su un orecchio. Quindi cos'è più grave? No, va secondo benissimo. Me, no, me l'accollo. Il fatto che noi potevamo perdere l'audio. Ah, ok. No, mi sento... Non l'orecchio di Frank. No, non preoccupate. Comunque, noi siamo così scialli con Davide anche nei confronti del pubblico, perché siamo con lui da tutto il giorno. Da tre giorni, esattamente. Abbiamo già presentato in video tutto. Presentiamo anche per gli amici a casa che stanno seguendo la diretta, o anche per chi sta magari guardando l'archivio. Sì, non so, vero. Chi è Davide? Ti vuoi autopresentare? Questa cosa cringe da... Dai, poverino. Mi sono appena sbavato. Diciamo che sono il cuoco, il cuocaccio trentinaccio che ha insegnato a questi umili ragazzi a fare i kennedy oggi. E che, vabbè, faccio video su YouTube, faccio... Compari su YouTube? Cioè, te mi sei comparso tra i consigliati. Davvero? A un certo punto mi sei comparso tra i consigliati e poi dopo ho scoperto che... Ma ti ricordi che anche con che ricetta? Allora, con la... No, perché tu mi hai fatto vedere la ricetta della zucca, risotto alla zucca. È successo questo, che mia sorella mi ha mandato la ricetta del risotto di zucca. Esatto, che me lo ricordo. Okay. Fighissimo. Io da lì ho guardato la ricetta della torta di patate, quella che mi è venuta una merda. Sì, okay. Ma se mai ti ho detto che lo so, ma no, ho sbagliato io. La scelta della patata. Esatto. Ho sbagliato la patata. Ho sbagliato proprio. Pensavo che le patate fossero tutte uguali. Essere bianca e non gialla. Guarda gli occhiali di Davide. No, riprendili. E vabbè. Non riesco più a prenderli. Comunque oggi abbiamo fatto un video in puro tema, puro stile Space Valley, quindi canederli, ma non canederli classici, abbiamo fatto delle robe un po' pazze. Esatto. È vero. Un canederlo Crispy McBacon. Poi Davide ancora non lo sa, ma questa è una maratona di 24 ore, sì, quindi sì. Spero che tu ti sia attrezzato. Perché lui mi ha detto, io non voglio dormire a Bologna. E quindi siamo svegli. Ah, perfetto. Fino a domani 24 ore. Ah, ma cavolo, lui deve andare a casa a un certo punto. Ma 24 ore dalle 11 oppure da adesso? Perfetto. Perfetto. Sì, perché ha 3 ore di viaggio per tornare a casa? Perché, sì, e poi da lui tramonta prima, giusto? Per forza, perché ci sono le montagne che oscurano prima. Ogni sabato aggiungiamo 3 ore, perché noi siamo così, ci piace. Possiamo mandare i link di Davide, tipo di Instagram, in chat?
Davide no. Zambelli. Siete pazzeschi. Io mi sento veramente coccolato, dillo. Ma bene, la tua prima volta su Twitch. Per me sì. È vero, me lo dicevi prima. Io non guardavi niente, non guardi niente. Non sa cosa sia. Non so niente. Cioè, non sai dove sei. No, ti giuro. Io dovrei cioè, sarebbe figo farlo. Molto. Ma secondo figo. Me i video di cucina. Per me è un po' brutto. No, io le guardo, sì. Per me sì. Io oggi a fare la seconda camera penso, che figo, vorrei vederlo per sempre. No, ma guarda che tipo, io ho smesso. Luis non lo fa più, però il fratello Martin, lui a volte comincia a cucinare. Quindi è sciallanza totale. A me piace un po'. Super Bellini lo faceva. Faceva delle ricette. Però devo dire che non. Non ho presente della gente che cucina in maniera. No, non seria, però insomma, che ne sa che cucina e dici cosa, chi? Cosa mangiamo oggi? Ah, cosa mangiamo oggi? Okay. Certo, adesso hanno un po' smesso. Ma dopo i video però vengono salvati o no? Perché sono stra ignoranti. Puoi decidere. Puoi anche non salvarli, vedi tu. Ok, esatto. In chat hanno indovinato che video abbiamo fatto. Ci sta. Però ti vedrei adatto perché, come dicevamo prima, hai una propensione per la telecamera, cioè te sei mega attivo, ti riesce proprio bene, non è che devi recitare, sei ma spontan- speriamo che veramente, cioè io mi sono sentito stra mio agio anche, veramente? Perché questi due ragazzacci così che dicono vabbè noi di cucina siamo goffi, però in realtà avete una grande capacità di essere brillanti. Detto di averlo innato come cosa. Sì, vabbè, adesso mi sembra un po' esagerato, però non dobbiamo casarli troppo, ragazzi, anche voi nei commenti attenzione, non pompateli troppo perché dopo si sentono troppo dei genietti, non voglio neanche più ascoltare questi umili e invece umilissimi. Millerrimi. Sì, l'ha detto, stanno nel dietro le quinte. L'hai detto guardando Tonno che è l'unico qui dentro che si autodefinisce genio. Genio, perché allora proprio fuori l'idea. Ho azzeccato la persona giusta. Esatto, giusta. Ma lui è il profeta invece. Basta con questa storia. Lui è tranquillone. No, però aspetta, fai vedere i sandali da Gesù. Cioè, quelli sono veramente. Non sono sandali da Gesù. Sempre di più trasformando. Si sta sempre di più trasformando. Se puoi non mettere i tuoi piedi. Guarda che bello. Anche allora li trovate in offerta alla COP. Tipo 17 euro. Non sono mai stato così tanto in intimità con Frank. Ma scusa, chissà che buono. Adesso prova a sorseggiare. Mentre lui ha il piede sul tavolo, prova a sorseggiare il tuo crodino. Pensavo il pollicione. Una chimica particolare. Questo aroma un po' così. Questo com'era quella Comagioso. Cosa che abbiamo usato? Che l'aroma di carne, cos'era? No, l'estratto di carne. Lo senti? Sì, un pochino. C'è ancora un po' troppa pelle perché sono abbastanza nuove queste. No, infatti non odorano. Senti il cuoio. Cioè, hanno odore di cuoio. Guarda che Frank, non puzzeranno mai. Veramente? Io infatti ci ho fatto caso. Invece a me puzzano sempre, ti dico la verità. Perfetto. Vero? No, sì. Anche le piedi di malga. Un sacco. Io uso le Birkenstock di malga. No, prendile di pelle. Ma sei pazzo che dopo fermenta tutto dentro. No, fidati, la pelle è sudore, è antibatterica. Ma sei pazzo tu? No, giuro. Allora io ho avuto varie esperienze, ti posso dire. Un formaggio diciamo altamente stagionato con una spolverata di cipolla in polvere sopra. È l'odore della tua scarpa? È dopo un po' di tempo. Okay. Succeresti? Ma io vedo addirittura, pensa, il luccichio dei sali minerali. Ma che sono. Che c'è una filosofia dietro. Però mi piace perché lui associa tutto a un sapore, a un cibo, a un qualcosa. Quindi è molto figo. Ma poi ho notato che quando sei in cucina, te odori tutto, tocchi tutto, metti le mani dappertutto. Tutto. Cioè per te è importantissimo. Assaggia. Tiene le mani dentro le pentole. È vero. Tiene le mani dentro le pentole. Continua a sentire il calore delle cose. Sì, ma è una sensibilità alle dita. Non so se in un ristorante questa cosa è ben accetta. Cioè il fatto di mettere le mani comunque. Dipende dallo chef. Cioè nel senso, alla fine io penso, se poi la cosa cuoce comunque si disinfetta. Vero, poi non è che stai lì e continui. Però alla fine, cioè nel senso, sei uno che comunque deve sentire la texture di quello che vede. Certo. Cioè, e secondo me la cucina è talmente, come posso dire, sentimento, che non è che puoi essere troppo segmentato nella parte. Quindi, oddio, devo usare il cucchiaio con una certa nonchalance. Cioè, devi proprio andare, sentirti istinto. Verace, sì. Ma secondo me, ecco, vedi, una cosa che magari appunto voi non sarete super mega cucinieri, però secondo me questa cosa l'avete. Cioè, avete quella di toccare, di assaggiare, di annusare, di testare. Beh, loro sono da bambini. Io mi mangiavo il tubetto di conserva, ma perché mi piace, non per testare il sapore e bilanciarlo. Ah, okay, però perfetto. Alla fine, a istinto, ho creato la perfetta salsa, non facciamo spoiler. Sì.
Sì. Beh, vero, ah, fuori. Perché dici che ma l'hai... sei stronzo. Chi è che l'ha detto? Chi l'ha detto? Pronto? No, 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 che cazzo no, no, giuro, non ho parlato. Ma c'è tu che hai la voce così, sei l'unico. No, bellissimo questo, no. Ma cosa sono queste cose? Per gli amici del podcast, Cesare e Tommo hanno due passamontagna messi in post-produzione. Vaffanculo, ti rubo tutto, cazzo. Ma sì, ma perché avete questa voce? Perché me l'hai imposta? Puoi vedere anche te se vuoi. No, c'è un bottone, è un bottone. E dov'è che devo schiacciare? Di, qua. Cercami lì, e gli dal micro. Così? Sì, esatto. Esatto. Okay, è assurdo. Perché è tanto. Aspetta che... Adesso la volevo un po' più alta. Sì, bisogna beccarlo. Devi stringilo forte, forte. E lo diventa... stringo forte, ma la voce resta aspetta, uguale. Qua, questa parte più bassa. Ma anni di lavoro. La parte alta. Ma che cazzo di lo c'è? Lo puoi regolare? Sì, si sta smontando. Io sono completamente... spaesato. Cioè io non so quasi a mai. Disagio. Ditemi come si fa a cambiare. Resta bene come lo tocchi. No, secondo me dopo un po'. Ah, perfetto. Quindi sì, sì, sono stato sì, io. Sì, dopo non c'è la. Perché c'è un po' di latenza quando tocchi. Ok, esatto. Ci vuole un attimo. Ah, okay. Sono un po' sensibile. Ci stiamo ancora lavorando. Ma che roba. Cioè, spaventosa. Noi, infatti. Quindi vedi proprio che Davide arriva dalle montagne. Sì, la fortuna è che Davide non legge la chat. Perché sì, non leggendo. Ah, è vero, c'è anche la chat su Twitch. Cioè, ti possono scrivere in diretta, ti possono dire qualcosa. Scrivete ciao Davide tutti quanti e gli facciamo guardare la chat. Un bel muro di ciao Davide. Adesso ci vorrà un po' di tempo. Sì, ci vorrà un pochettino di tempo. Io volevo chiedere a Davide se aveva mai cucinato per una TV locale. Ti è mai capitato? Per una TV locale? Ci stanno salutando in chat, guarda. Ciao raga! Sì, in realtà sì, per una TV locale sì, Trentino TV, se vuoi. Bellissima. Tanta fantasia, abbiamo cucinato, abbiamo tipo fatto delle puntate in cui cucinavamo... cucinavamo... Canederli. Sì, cose... andavamo strudel. In giro per le malghe, capito? Ma è stato bello oppure è stato un po'... No, ci stava, okay. Ci stava. Andavamo in giro, andavamo alla scoperta dei produttori, le mucche, ho provato a mungere le mucche. Ah, addirittura, bello. Sì, c'era quelle cose. E dopo ho adottato questo sistema anche per le capre nostre, no? Capito? Come si mungono le mucche? Devi tirare i tittoni. Devi tirare. Però con molta delicato ma deciso. Okay. Questa okay. È la cosa. Si usano le due dita così. No, tu spremi, però l'importante è che devi tirare avere il tittone. Devi essere sicuro, però allo stesso tempo devi dare conforto alla vacca. Si riesce a dare addirittura conforto, incredibile. Sì, devi proprio dare quella devi proprio trasmettere alla vacca che tu li vuoi bene nonostante gli stai facendo fuori uscire una parte del suo corpo comunque, cioè sì, potrebbe però anche però gli fa bene in teoria, no? Sì, cioè stanno male perché se in realtà dopo riesce questo com'è che si chiama quel problema, non mi ricordo, la cistite. la lasci lì cagliano. La mastite, no? La cistite. Ah, la mastite. L'ha detto Nick, non sai perché non mi permetterai mai nei confronti delle mucche. Bravo Nick. Pensavo che mi chiedessi se avevo cucinato ancora tipo per gente famosa così, perché ho fatto un'esperienza. Fa le domande da anche solo. Non sei andato dalla Clerici. Dalla Clerici sì. Perché dicono in chat, ti vogliamo al posto della Clerici. Addirittura. Addirittura. Vabbè, in effetti la Clerici ormai sono 30 anni. Per la prova del cuoco che l'avevo vinta nel 2017. Oddio, ma che cosa ma dici? Non lo sapevate? No, lo sapevo. Ah, scusa. Ah, vabbè, io umile, non voglio dire... Scusa, tu quanti anni hai? Sì. 18. Avevi 12 anni. È minorenne, sta casi tutto. 24. Quindi avevi 19, ma fighissimo. Sì, sì, ma assurdo. Ma non c'è più una caga assurda ad andare... Madò, un sacco. Tra l'altro è stata mia zia a iscrivermi. Di nascosto. Ma invece Masterchef, che tipo Frank Megafan, mai pensato? Masterchef, sai perché non puoi? Tu perché, non puoi, hai già cucinato già a livello professionistico. Sì, bravo. Sei fottuto. Cioè, a livello professionistico? Non puoi aver cucinato a livello professionistico. Ma non è mica lavorato in un ristorante. Cosa c'entra? Ha fatto programmi di cucina, roba. Sì, cose così non puoi. Deve essere proprio uno che esce amatoriale. Sì, tu puoi. Okay. Io ho lavorato a livello professionale. Ha fatto il giudice del couscous. No, ma anche a spisare. Ah, ok. È vero. Beh, ho capito, ma professionale intendi... Ah, beh, giusto, però è vero. No, secondo me quello non conta. Secondo me...
È come andare in programma di cucina. È comunque amatoriale, dai. Sì, secondo me adesso lo considero amatoriale. È la TV. Adesso è la TV. Ma c'è su YouTube la tua No, in realtà no, perché la Rai ha tolto tutte le puntate. Sarà su Rai Play magari, poi su Rai Play si può recuperare. Secondo me no, perché ormai il programma La Prova del Cuoco è stato chiuso nel 2020. Veramente. Sì, adesso la Clary ci fa quel programma, com'è che si chiama? Aspetta. La prova del cuoco 2. No, e l'hanno fatto scomparire. Fa un'altra roba, fa tipo è sempre mezzogiorno, una roba del genere. Tipo, sono ti lasci e togli le foto con l'ex. Hanno tolto le puntate. Magari ti sarebbe piaciuto partecipare tipo a MasterChef oppure una competizione che non segui? Secondo me no. Cioè, nel senso, allora, a me piace l'idea di provare, cioè nel senso, allora, alla prova del cuoco perché mi piaceva? Perché alla fine sì, si doveva confrontarsi con un avversario, sì, però allo stesso tempo c'era un'atmosfera molto più, come dire, tranquilla, conviviale, esatto, okay. Invece a MasterChef secondo me è un botto di ansia. Poi ti dirò, in realtà è anche molto spettacolo, perché alla prova del cuoco io da quello, cioè te lo posso giurare, era tutto vero, cioè magari tanti ti dicono, boh, gli ingredienti di sto paniere che ti davano, li sapevi già, in realtà non sapevi vero, proprio io niente. Sempre pensato, è vero che c'è no. Però, boh, a MasterChef non so neanche io cosa dirti, però tanti dicono che è molto più costruito. Ok, sì, sicuro. Da quello che magari, cioè ci sono anche persone che insomma hanno visto anche nel dietro le quinte com'è la situazione, hanno detto che è un pochino più, come posso dirti, un pochino più cioè è tutto molto meno conviviale, certo, è tutto molto più rigido. Beh, più è un format completamente diverso, sì, sì, si respira forse più spettacolo. Vabbè, ci sta, è più divertente, nel senso, se stai sul divano vedi che magari il tipo è magari un pochino più intimorito anche da questi giudici, però allo stesso tempo secondo me, cioè non me lo sento mio, non vorrei mai. Cioè tipo Bake Off Italia, non so se avete presente. Sì, presente. Quello a me piace di più perché comunque c'è la competizione, ma sei a tutto tondo più rispettato. Ok, ok. Invece a Però io mi ricordo le prime stagioni di Bake Off, non so se te l'hai mai visto. Le prime, non lo so. Era tutto completamente a caso. Ma cioè, quella è quella parodi, no? Sì, esattamente. Okay, mi ricordo che c'era Bake Off sembra un format YouTube. È vero, sembra un format YouTube. Però secondo me anche il suo forte è figo perché è un po' spartano e quindi non sempre le cose vengono bene. Poi se sbagli lì una anche cosa di inquadratura è la tutto fine un po'... No, è vero ed è molto più sciallo. Dovresti fare Cuochi d'Italia. Ah, è vero, Cuochi d'Italia, è bello quello, presente. Sì. Cos'è Cuochi d'Italia? Non ti piace, lì sono solo professionisti. È quello con le regioni, regioni contro regioni. Esatto, dipende, esatto. Cioè, una versione con le regioni o una che penso anche senza. Però di base è un chef che si scontra con un altro chef e c'è come si chiama, dai, Borghese. C'è Borghese, sì. E poi c'è anche il Tomei e quello Tomenzi, grande che la non mi ricordo. Pasta che promuove la pasta, esatto, che, no, sì, che fa, no, che c'è il suo caffè all'autogrill. Oddio, veramente. Sai, sì, non lo so come si chiama, non mi ricordo lui. Però insomma lì Cannavacciuolo di Wish. Sì. Ah, okay. Lì sono bravo. No, dai, ma chi è Cannavacciuolo di Wish? Ma che strono, questo è cattivissimo. Vabbè. Dovresti fare Era del bar. Lì è molto più tranquillo. Cioè, poi sono professionisti. Gennaro Esposito. Esatto, Esposito. Lì è proprio il nome più stereotipo. Sì, è vero, un botto. Sì, però deve essere figo. Come se l'hai cambiato il nome? Voleva essere stereotipo. Perché in effetti lui sa il nome. Era di Strantanà. Ti rimani in testa un botto. Dato che non ce lo ricordavamo. Esatto. Ma io ti volevo chiedere, ma tu da piccolino ti guardavi tipo la cucina in TV oppure la Respirare in famiglia? Tu hai guardato tutto. Ma cosa? Oddio, che voce. No, allora io quando ho cominciato a cucinare grazie a mio nonno, perché tipo lui voleva che quando andavo a trovarlo assieme a ovviamente mia nonna, che la domenica si andava assieme a tutti gli zii, i cugini, così io ero il più grande anche della cuginanza, perché io ho quattro fratelli più piccoli, quindi comunque mi sono sentito sempre un Weasley. Mi sono sentito anche come Mood un po', sì, sarà anche la camicia un po' un po' così, e quindi io con lui ho sempre cucinato, perché mi ha sempre un po' quasi costretto, mi vedeva quello che alla fine era più indirizzato a cucinare, perché era anche il più grande, gli altri dovevano giocare, gli altri cugini, io no. Però a 4 anni io sono il più grande, mangano e frusta e ti mette i fornelli, cioè ti giuro. Ma questa cosa ti pesava? All'inizio sì, immagino, poi alla fine ti giuro un'esigenza.
si è trasformata in un'esigenza. Quindi ero io che andavo da lui e dice, a dire: ma scusami, puoi fare i ravioli? Anche perché bisognava sfamare tutta la famiglia. Così. Quindi, però, la cucina non è una roba di famiglia. Ma in realtà ci sono alcuni dei componenti che sono appassionati, okay. Altri proprio. Ma non professionisti. Sei il primo professionista. No. Professionisti, tipo il mio bisnonno aveva un ristorante. Ah, fighissimo. Ah, okay. In Malga. Ma c'è Malga. Non c'è più però il ristorante. No, si chiama Fontanin. Ok. E in realtà è del mio prozio. Però è un po' cambiato, cioè nel senso, certo. mio nonno era molto più, aveva quella voglia di, cioè, a parte che faceva di quelle cose, io vi giuro. Allora, avete presente i finferli, i funghi, sì, no? Sì, volevo andare a finferli con lui. Sì, è una citazione al Signore dei Tarzanelli. No, vabbè, non so se l'avete visto. Visto? No. Hai visto il Signore degli Anelli? Però? Sì. Shandal, chi è che l'ha detto? Lo conosco, Pingolo. Ah, beh, secondo me non è arrivato fino in Trentino. C'era questa parodia. Ma è l'anello sul fittone. È arrivato fino perché è in ferrarese. Metti l'anello sul fittone. Era in ferrarese. Era in ferrarese. Sì, ma era una roba OP. Cioè, in Emilia Romagna lo conosceva chiunque. Quello più famoso era quello che il Denedo del Cuculo, come si chiama? Lo Sparione degli Anelli. Lo Sparione degli Anelli era famoso. Sì. Quello l'avrei visto. Niente, quindi Finferli c'era quello. Vogliamo andare a Finferli con lui? Era Scrotto che lo dice un altro. Vabbè, ma stavi dicendo. Ma c'è la chat che dice: vi prego, è così innocente, lo state traumatizzando. No. Io ascolto e basta. No, nel senso, allora, praticamente i Finferli, c'erano i turisti che andavano da lui e gli chiedevano: ma scusa, mi potresti dire se questi qua sono commestibili o meno. Ok. E poi ovviamente parliamo degli anni 70, quando ancora internet non c'erano, tantissimi non sapevano se quei funghi che raccoglievano erano commestibili o meno. E quindi quanti ne ha mandati all'obitorio? No, li mangiava lui. Semplicemente gli diceva: no ragazzi, questi qua sono assolutamente tossici e velenosi. Nonostante invece fossero commestibili. Quindi gli diceva: ragazzi, io vi do un consiglio, metteteli in quel punto là. Che faceva delle ceste di Finferli gigante. Lui passivo e allo stesso tempo si prendeva su di quei Finferli, pazzesco, che erano spaventosi, e quindi lui li faceva, li faceva sempre ai turisti. Ma perché stiamo parlando di Finferli? Scusa, mi sono perso. Del nonno, del fatto che a casa mia alcuni erano appassionati di cucina. È vero. Quindi poi faceva dei gran Finferli? Faceva sti gran Finferli e basta. Poi la cosa simpatica che mi ricordo del mio bisnonno è questa. Poi in realtà delle altre cose no. Poi adesso il locale comunque è portato avanti dal mio prozio e lui si fa... Ce l'ha ancora? La famiglia ce l'ha ancora? Sì, il mio prozio è perché alla fine è il figlio suo, cioè quindi comunque lui ha 60 o 68 anni, adesso è mio prozio, quindi alla fine sta in Val di Peio il ristorante. Come si chiama? Fontanin. Ci sei stato, hai speso un botto. A Peio, come si chiama, Dio? Dove fanno l'acqua? Peio Fonti o Peio Paesi? Io sono stato a Peio Fonti. Allora secondo me ci sei stato. Non so se quando prendi quello l'uovo via che vai su, poi dov'è? Lì. È quello su in cima? Ah beh, allora sì. Ci sei stato? Da piccolino. Hai mangiato i film? E ti ricordi se hai mangiato roba buona o no? Non mi ricordo nulla. Allora, sono stati ed erano buonissimi i film. Quelli sono fangoli. Ma io voglio fare una domanda da via. Hai caldo per caso? Un sacco. No, fa caldo obiettivamente. Ma sapete perché? No, ma ti chiedo, ma l'hai presa la maglietta dall'altro studio e l'hai lasciata lì? No, l'ho presa. E cambiati se vuoi. Non è che devi stare così. Magari vuole stare così. Ormai ci ha sudato dentro, vuole finire. Perché sono strafermentato, vero? No, perché ti vedevo in affanno e ho detto: cazzo, ma starà avendo un caldo gigante. Ma non è che sta divertendo. No, ma perché fa un caldo assurdo. No, qua sì, fa caldo. 42 gradi. Madonna, è un pochettino. Allora, l'aria condizionata non funziona. Lunedì arriva. Lunedì la verranno a mettere a posto. Vuoi tornare dopo lunedì? Il benvenuto. Esatto, assolutamente. A rifare tutta la puntata da capo identica. Esatto, cioè tipo uguale. Una sorta di punizione. Perfetto, sentiremo di essere super spontanei lo stesso. Esatto, ma io ti volevo fare una domanda. No, riguardo la cosa del ristorante. Ma te in un futuro vedi un tuo ristorante oppure vedi invece più una carriera? Scusa però. Vabbè, ci sta. Oggi si divertono così. Poi guardate la bocca, fa crepare. La lingua.
Ma vabbè, inserito, no, dicevo, se si vede in un ristorante, oppure magari vede coltivata questa carriera su web, lo chef nomade, a dare consigli. Io mi vedo un sacco tipo nella parte di comunicazione comunque. Poi mi piacerebbe un sacco aprire un locale, tipo, avete presente i bistro? Okay. Sì, sì. Ho mai capito la differenza. Mai capito cos'è esattamente un bistrò. Beh, il bistrò è dove mangi veloce, dove puoi mangiare tantissimi piatti unici. Però raffinato. Sì, esatto, un po' più ricercato. Piatti unici? Ah, cioè un piatto. Che tu mangi un piatto. Anche un classico hamburger in realtà lo puoi trovare nei bistrò. Da bistrò, ok. Cos'è? Tipo una tavola calda un po' più fighetta. Sì, esatto. Okay. Figo, figo. Esatto. Che poi i piatti che hai fatto oggi erano tutti un pochino dei piatti unici alla fine. Beh, sì, però vabbè, se te ne dan tre di quei palloni, le cosine aggiunte sopra. Sì, però dai, alla fine era bene. Cioè, non è che sei stati. Tipo, io cercavo la menta per quelle fragole. E se mettevi la menta, faceva un botto bistro. Cioè, capito? Botto. Invece, per fare una cosa che comunque potesse dare un po' di scena, abbiamo tenuto la parte verde delle fragole, abbiamo fatto il bistro tarocco e siamo stati molto bravi. Ah, ecco perché c'era, me lo chiedevo. No, di stile. DJ, scusa un attimo, la parte verde di solito si toglie, magari tanti te lo insegnano anche quando vedi i video sul web, e poi questo qua, questo pirlone se li... Ma infatti ecco perché sudo un botto. Ma avete tipo un tovagliolo o qualcosa? Faccio un attimo un'interruzione, per favore, attiviamo i vocali per i nostri. Assolutamente, tutte le domande che volete. Andiamo al filtro buca, grazie. Sì. E poi ringraziamo anche tutti gli abbonamenti che stanno arrivando, perché prima ne vedevo, purtroppo ora non li riusciamo a vedere a schermo, ma li ringraziamo tutti alla fine magari. Volevo chiederti, quindi in questo bistro però te ti immagini di averlo, ma lavorarci il giusto, perché fai quello che magari passa ogni tanto. Che sicuramente vuole il bistro con l'aria condizionata. Sicuramente per me è quella, sì. Perché l'aria bolognese è un po' mentoppa. Capito? Cioè, ti giuro, poi questa maglia qua non è top. Ma sei abituato poi agli 8 gradi te praticamente. Ti giuro, l'altro giorno a Milano 30 gradi secchi durante il giorno. A Milano 8 gradi, a casa mia 8 gradi e mezzo quando sono tornato. Avevo i pantaloncini corti, mi sa che mi si sono ghiacciate le arterie. Sono uscito dalla macchina. Ma te dormi col piumone ancora? Ma io dormo piumone e una capra addosso. Una capra addosso, mutande ovviamente, perché ti giuro il pigiama non l'ho mai concepito. No. Piumone e mutande, okay. E sempre. E con la finestra aperta anche d'inverno, perché ti giuro, ti entra l'ossigeno. Anche quando grandi, no? Perché c'hai un buon ossigeno comunque, noi qua. Quando grandina c'è la... Non so, quando grandina... Una grandinata di grandine, magari può essere il letto e un po' di... Sì, ma sai che comunque la grandina in testa, magari al massimo... Oddio, sono andato all'ospedale. Ma in realtà la grandine, sai, se tu tieni le finestre aperte, cioè hai il tetto, quindi in teoria non entra. Sì. Poi se dovesse entrare, siccome non ho la finestra proprio attaccata alla testa quando dormo, mi salverai anche, quindi... Al massimo. Ma prima chiedevano di che valle sei. Magari hai detto della Val di Sole. Ok. Cosa c'hai in Val di Sole di fondamentale? Sai cosa? Fanno rafting. È uno degli. Cioè, tipo il torrente Noce è uno dei torrenti più vocati per quello sport. Fanno, però, perché tu non l'hai mai fatto. No, l'ho fatto ancora. Non ti piace anche lì. Cioè, io faccio schifo sia in qualsiasi sport. Intanto lasciare sei forte, secondo me. No, allora no, tu hai anche il porta sulla macchina. Ma quello là, secondo me, la rende più aggressiva. Perché vi racconto una roba. E poi sai cosa? Me la fa riconoscere. Perché sapete che io. No, anch'io. Io ho il portapacchi. E dalla vacanza in Puglia di 2 anni fa e non lo smonto perché lo vedo, fa un rumore gigantesco che in autostrada, esatto, io ho la panda bianca e tutti hanno la panda bianca, no? 4x4 è un plus, va bene, però il problema è che tantissimi anche su dalle mie parti hanno la panda 4x4, quindi alla fine è una cosa molto di massa. Teniamo il portasci, io tra il resto ho perso le chiavi, quindi non so neanche come cazzo fare a tirarlo giù. E cioè, quando è l'ultima volta che ci hai messo degli sci? Penso nel 2016. Minchia. Penso. Ma poi è stata una gran fortuna. Adesso mi rendo conto di quanto sia fortunato ad averlo. Perché una volta mi è successo di scambiare la macchina e ho fatto addirittura 15 km prima di accorgermi. No, è successa una cosa strana. Cioè? Praticamente ero a Trento e stavamo parlando ad una riunione con questi qua, tra il resto di Trentino TV, no? Torniamo nel regionale, esatto, certo. Cerchiamo di fare i collegamenti. E praticamente una certa, mi ricordo che
appunto siamo andati a cena fuori perché abbiamo detto dai è tardi, ormai ceniamo assieme, poi tanti saluti, ci salutiamo. E quando sono andato verso il parcheggio, cosa è successo? Mi passa a fianco una signora anche dall'aria abbastanza sidiosa, no? Tutta un po' così. Sidiosa? Sì, sidiosa nel senso abbastanza arrogante. Fredda, arrogante. Sì, okay. Mi è passata a fianco nel momento in cui lei mi è passata proprio di fianco. Sento un rumore di chiavi che cadono in terra. Io avevo una giacca che non aveva la cerniera, quindi convintissimo che fossero le mie. Poi era notte, ero stanco. Io ho detto: vabbè, lei non si gira, vuoi che siano sue? Saranno sicuramente le mie. Ho preso le chiavi, sono andato verso la macchina. La prima Panda bianca che si è aperta. Cioè, si è entrato. Avevo le chiavi. No, ti giuro, è stato l'aereo più strambo. Scusa l'odore della macchina. Ecco, secondo te, quando sono stufo e sono convinto che le chiavi sono mie, sento l'odore. No, era una Panda bianca. Era anche stesso morto. Sedile. Tu. Però pazzesca. Ma questa cosa. No, quindi l'hai rubato la macchina. Il portascì è stata la cosa a cui io non ho fatto caso. E quindi io è per questo che lo lascio. Perché da lì in poi io è la prima cosa che guardo per capire se quella è la mia macchina. Ma scusa, quando te ne sei accorto? Praticamente io sono andato sulla macchina, tutto buio, appunto, sempre mi sembrava tutto uguale. Io monto sulla macchina, parto, arrivo fino a Zambana, che è a 20 km da Trento. In realtà un po' prima mi sono cioè ho detto ma perché, scusami, c'è Radio Italia che non l'ascolto mai, ascolto sempre quello Viva FM, no? Ho detto boh, secondo me Trento ha sballato tutto. A una certa io vado ancora avanti e poi dico beh, sta radio mi ha rotto, adesso cambio, prendo il cavo aux. A una certa inizio a sentire e non lo trovavi. Non trovavo il cavo aux. Ho detto ma che cavolo c'è qua. A una certa ho detto ok basta, aspetta un attimo, ma cos'è? Accendo la luce, rossetti ovunque. Ho detto ma cos'è? Ma come hanno fatto? Ho pensato ma tipo a una dimostrazione dentro, esatto, che cazzo succede? Ma anche io avrei pensato mi hanno vandalizzato. Mi hanno vandalizzato, sì. Però c'era il finestrino tutto cioè integro, capito? Non capivo. Beh, quindi certo, io mi sono messo su una piazzola a destra, sì. Ho riflettuto, ho detto no, quindi questa cioè allora non sto capendo, però forse la prova del 9 la si fa così. Se io trovo le chiavi della mia macchina in tasca, vuol dire che sono un gran ho preso. Sono stato. Io avevo il terrore di cercarle con le chiavi in tasca. No, certo, le ho trovate. Sentivo che c'era qualcosa dentro. Bruttissimo. Io volevo autodenunciarmi. Ma tu pensate di aver rubato una macchina? Ma se hai pensato? Io mi sono sentito un ladro. Io ho detto no. Un ladro bravissimo, perché non ho avuto neanche. Sì, ma quindi hai cercato una discesa. Sono tornato. Pietra sull'acceleratore, ti sei tuffato fuori. No, io semplicemente sono tornato indietro sperando di trovare parcheggio in quel parcheggio. Figurati se lo trovo. Sono andato un attimo avanti, ho trovato sta piazzolla e ho lasciato la macchina lì. Chiavi della macchina messe sulla ruota anteriore sinistra, quella in cui tu guidi. E poi me ne sono andato con un culo bagnato. No, aspetta, ma non direi. Quindi lei ha abbandonato la macchina lì. Cosa doveva fare? Scusami, io. Ma lei ha pensato che gli avessero rubato la macchina? Io sarei tornato al parcheggio. Sì, ma capisci che tanto lei non si è neanche accorta che aveva perso le chiavi. Ma sì, no, poi, però aspetta, sul momento l'avrà presa qualcun altro magari. Come faceva a sapere che le chiavi erano nella ruota anteriore destra? Sì, ma lei come avrebbe saputo che le chiavi le ha perse in quel punto lì? Io ho detto senti, sta qua sarà poco sveglia. A sto punto cosa cambia? Ma tu hai sbagliato la sua macchina per 15 km, chi è quello poco sveglio qua? Scusa. Però io gli ho salvato la vita con la signora. È vero. Io so solo che per due notti non ho dormito niente, non ho detto niente a nessuno, anche perché avevo il terrore che da un momento all'altro ci sono migliaia di persone che stanno in prescrizione. No, almeno c'era un cadavere nel baule. No, la cosa che mi chiedo è, cioè magari l'ha presa qualcun altro però. Può darsi. Puoi sapere. Vabbè, oddio, io non voglio più sapere niente. È passato. Una roba che ti potrebbe capitare a te. Sì, ti potrebbe succedere. 100%. Magari mi è successo, non me ne so. Ma magari la mia macchina non è la mia. Secondo voi vi potrebbe succedere una cosa così? No, a me non. Anche di brutto, perché sono stesso. No, io ti chiedevo infatti dell'odore, perché a me la prima cosa che. Cioè, quando entri in un'auto, l'odore immediatamente.
è la cosa che proprio sì, mi fa dire questa dipende non è la magari mia. In quel io, momento io in quel momento ti giuro, però secondo allora, me c'erano forse l'odore fattori, era sì. molto simile forse non lo so avremmo avuto un odore animale molto simile no, un signorone di 50 anni però da allora è pieno di rossetti sì. vero pieno di rossetti ma io non so perché probabilmente lavorava per la L'Oreal perché aveva tutti questi rossetti colmi di roba così no però io capisco che anche quando ci sono delle mini differenze non le noti perché a me è capitato la stessa cosa ma con due macchine la mia macchina parcheggiata di fianco alla macchina identica e c'erano delle differenze ma io continuavo a provare a entrare nella macchina quella davanti ma tipo per 5 minuti e ci ho messo un botto per capire che non era la mia macchina tu sei entrato nella macchina sbagliata pensavo fosse la macchina di mio padre era parcheggiato c'era lui che stava aspettando qualcun altro non stava aspettando me ma tu hai scambiato io sono entrato l'ho guardato la macchina che ho richiuso la porta okay. così di brutto non ti sei fatto troppi problemi per fortuna che sei in Italia perché se ti succedeva in un altro stato non ti andava bene una cosa che potevi fare forse per valore civile era guardare come diceva Nicolas nel cruscotto spesso c'è il libretto ma sul momento con il nome l'adrenalina ti giuro avevo il sedere che era una cascata però tipo ti sulla sedere a te ti sudo il sedere anche a me tantissimo ma sai cosa ho fatto volete sapere una tresciata allucinante che mi è successa alla maturità vai, ti Davide interrompo un secondo un prima pozzo, di raccontare sì. sondaggione nella situazione di Davide vi sareste costituiti o avreste abbandonato la macchina come ha fatto ma lui? Ma chi si costituisce? Ma io mi costituisco. Ma non in polizia, no, dico trovi chi è la team. Ma sono carcerato a casa sua. Ma avevo il terrore, scherzi a parte. Ma non è che ti incazzi però. Che cosa? Andare dalla polizia dicendo ho sbagliato macchina. Sì, ma ti fanno sarebbe molto strano. Se fanno la stessa cosa con la mia macchina non ci crederei forse, ma non è che mi incazzi. Però te devi pensare al momento di comunque esatto, tu sei lì hai l'adrenalina, la paura dici, è difficile bello, sbagliare una roba del genere però ho sbagliato anch'io avrei fatto come lui identico forse però forse io penserei se fossi nell'altra proprietaria me l'ha rubata e si è pentito ma ha visto sì, la merda della macchina poi magari l'ha rubata magari altro, ha fatto una rapina è andato dopo è passato qualcuno si è preso io ti dico solo che quando sono andato nel parcheggio per provare a capire se c'era la signora o meno ovviamente se ci fosse stata io me ne sarei cioè io non sarei entrato Ho spento prima i fari della macchina, poi sono entrato nel parcheggio a vedere se lei ci potesse essere o meno e poi sono entrato perché non c'era. Cioè, in quel momento tu hai il terrore di quella tipa, sì, perché no, già vero, era incazzata appunto, se e poi fai una cosa del genere, ma figurati. Qua la chat dice la prima regola è l'omertà. Dicevi prima no, sedere bagnato, stavi dicendo figura tra Ah, sì, beh, alla maturità, ragazzi. Vabbè, allora la prima volta quando ho fatto la prova scritta mi ricordo che sono andato in bagno tutti mi guardavano dietro dicevo ma cosa ho un bel culo magari anche quello e ti giuro un'umidità assurda a me succede la stessa una cosa una ghiazzona gigante pazzesco. Ma che passa attraverso addirittura i pantaloni sì sì ma anche, sì, anche sì, a me sì, ma pantaloni chiari mi sono alzato voi non lo sapete ma ho il culo completamente ma fradicio io il giorno della maturità ho dovuto fare una cosa che tante donne che tutte le donne assorbente sì a ventaglio così ne prendi tre e inizia a propagarli un pannolone il pannolone no? Esatto il pannolone e secondo me c'è l'assorbente da uomo ah sì? È vero ci sono delle pubblicità al supermercato cioè si apri delle mutande sì perché ha problemi ma senti allora noi che sudiamo e quindi il goccio di pipì è bello preponderante non è il goccio di pipì ma è la pisciata intera che però non ce l'hai davanti ma ce l'hai dietro capito io lo risalto portando sempre pantaloni neri e belli spessi, no? Bravo, sì. Che poi è strano, nel senso che tipo a me suda un botto la schiena e quindi io spesso d'estate ho la schiena bagnata, però lì non dici che schifo, alla fine è la stessa identica cosa però del culo. È che cioè, il culo non sei sicuro sia sudore quello. Il culo è più imbarazzante. Quello, però il culo è molto imbarazzante perché no, dico, è strano questa differenza di imbarazzo. Certo, sì. Ma proprio sporco il culo bagnato. Esatto. Cioè, tanti dicono mi suda la testa, ma che problemi hai? La testa alla fine, come mi è sudata 2 secondi fa, cioè la vivi serenamente ma quando ti suda dietro aspetta dimmi anche le mani ti sudano sì come un po'. Lui faceva le gocce io ho scoperto che ci si può operare sì ci si può operare un po' peso sì, è che easy te la zaccano proprio sì, poi non suda più dopo non si spara dentro il collagene ti operano possono operarti sì e risolvere la rabbia legando non so se c'è qualcosa il problema che io ho scoperto che stavo leggendo mi sono informato anch'io però hai detto che lo risolve è che se tu ti
ti spari qua, magari ti esce da qualche altra parte il sudore. Tipo inizia a uscirti da qua, da qua, da altre parti. Giustamente, da qualche parte. Noi dobbiamo sudare in qualche modo. Esatto, è vero, è vero. Sarebbe top dalle orecchie. Ma infatti io stavo per dire dagli occhi, ti immagini? No, gli occhi un po' peso. Orecchie me lo vivrei meno, o dalla bocca. Dalla bocca, la butti giù, dalla bocca, la butti giù. Ma perché poi il sudore tipo d'ascella puzza di più del sudore della non lo fronte? So. Non è il sudore che puzza, ma sono i batteri che si formano dopo il sudore. Ma se sotto l'ascella, che si formano nell'ascella e non nella fronte, tipo? Sì, perché magari ristagna di più, è una zona un pochino più chiusa. Io ho sentito che ci sono alcuni batteri che stanno sotto l'ascella che si trovano anche su alcuni formaggi. È una roba che mi sono inventato. No, sul piede. Sul piede, era sul piede. Ma eri tu che l'avevi detto. Non ci credete. Ma non è vero, dai. Porca troia. L'odore è simile, sarà un motivo. Cioè, ma comunque, se ci fate caso, stiamo parlando un botto di sudore. Cioè, prima abbiamo parlato dei piedi. Poi abbiamo parlato... Vabbè, di tutto qua. Qualsiasi roba. Nulla è tabù. Okay. Però Davide, la storia della macchina, ti giuro, la racconterò. È bellissima, è veramente. I prossimi 5 aperitivi la mia storia sarà quella. Tu comunque hai un botto di storie. Però la deve raccontare lui, però. Cioè, ci hai raccontato che tu facevi salto con gli sci. Io non ho mai sentito la parola. Come hai si chiama quell'attività? Hai provato a farlo? Sì, io provare a farlo e fare un salto di 90 metri direi che è un bel provare a farlo. Io mi sono chiesto però, cioè, ma voi non avete mai avuto neanche la voglia di provare? Ma non l'ho mai visto. Anzi, è quelle robe che lo guardi e dici, ma che cazzo lo fa? È vero. Spieghiamo a casa cos'è il salto con gli sci, che io non lo so. Cioè questa mega rampa, il bungee jumping, com'è che l'hai chiamato in modo internazionale? Bungee jumping. No, io ho detto che tipo le cose che mi fanno più scacchi in assoluto sono quello e il bungee jumping. Quello e quindi il bungee jumping è un'altra roba. Sì, è un'altra roba. E io ignorantissimo. È quello con l'elastico che ti butti dai ponti con l'elastico. Esatto. Ah, ok, che rimbalzi con l'elasticone giù dai ponti. Io mi sono chiesto per iniziare. Che cazzo è su... hai questa mega rampa, c'è anche le Olimpiadi. Fai questa mega discesa dritta e poi alla fine c'è la rampa, e fai un volo lunghissimo con gli sci messi aperti. Ma gigantesco. Perché non dovrebbe fare una roba. È una roba fuori di testa. Ma se ti si impunta, ti scaraghi. Ma dico, se non l'hai mai visto, guarda la prima volta. È follia. Vado a cercare. Ma ti volevo chiedere, cioè, uno come si approccia? Non che cosa ti fa venire la voglia, ma. Ah, pensavo che dicessi uno come te. No. È che io vedo quei salti e dico, ma uno per imparare a farli si sarà spaccato mille volte. Cioè, allora è stata mia mamma a costringermi. E già questa cosa per me è le mamme ti fanno fare un salto. Allora no, perché mio fratello già aveva cominciato. Mia mamma, dai, fai un po' di sport che ti fa bene. Ci sono altri sport volendo oltre a quello, no? Cioè puoi fare tennis, puoi fare pallavolo, puoi fare sci normale. No, invece no, bisogna fare salto con gli sci. Come se poi, cioè sai quando è che facevi veramente fatica tra il resto? Quando dovevi tornare in su con gli sci addosso e altro che grondate là, ti sudavano anche le ginocchia in quel momento, no? Non solo il culo e tutto il resto. No, comunque praticamente mia mamma mi aveva chiesto se potevo farlo e gli ho detto dai proviamo, parti dalla discesa senza fare il salto, finché poi inizi dal primo trampolino che è il 10, inizi a saltare, scatti e poi il salto non finisca mai. È una roba folle. I salti lunghi danno una forte emozione. Questa è Davide. Il primo video che ho trovato. Saint Moritz. Ma no, era bello, mi stava spiegando sì, cos'era. Ma lui è, vedi, ancora lui? Piccolino, penso. Cioè, non prima so chi è. Ma è la pensione. Aspetta, è che non capisco proprio perché dovrei mettere il mio figlio. Ma guarda, che roba. Sì, ma quello è lì delle Questo qua è ancora piccolo, Sì. Minchia assurdo. Non hai mai visto Frank? No. Cioè, allora, ho un qualche memoria nel gioco delle Olimpiadi di Torino. Sì. Sono nel tipo, videogioco, però. Tipo dei petauri degli zuccheri. Io ho visto anche un film che si chiama Eagle, mi sembra. Eagle, sì, Eagle. Comunque, cioè, è uno sport un po' così, un po' pazzo. Ti sei spaccato, sono più così. Sì, mi sono spaccato, il femore è andato e quindi ho detto basta. Cioè, anche perché io iniziavo, poi mi ricordo che, cioè, una volta che parti poi non è che puoi dire, io quasi, no, mi fermo. No, ovviamente tu parti e vai, cioè, certo, ormai sì. Dopo devi scattare, tra il resto io non scattavo mai, perché scattare vuol dire proprio, tipo, fare uno scatto quando sei sul dente, che è il momento in cui proprio tu inizi a volare. E io non lo facevo quasi mai perché poi cadevo sempre. Okay. E quando tu cadi, ovviamente il punto te lo azzerano. Ah, certo. Poi c'è una posizione che quando salti proprio e fai. Da spogliato il volante. Da spogliato il volante, ma poi quando tu atterri, devi fare tipo una sorta. Cioè, devi mettere i piedi così. Così, no? Devi far tipo una sorta di inchino quasi. Okay. E quello è il telemark che ti danno dei punti in più, ma se lo fai sei un genio. Cioè, io non. Hai fatto in vita mia, ma io quello che non capisco è se qualcosa va storto, muori.
Cioè, beh, è ad altissimo molto male. Sì. Ma eri molto imbottito? Eh? Eri molto imbottito? Sì, perché hai tipo questa tuta che è molto molto spessa ma allo stesso tempo larga. Cioè tu hai tantissimo spazio. È una custodia. Una cover abbastanza cioè tu ci stai dentro ma allo stesso tempo è molto era molto l'omino larga. Michelin quando lo buttavano esatto. Perché non ti danno una tuta alare esatto per tipo, dire se ti mettono una tuta alare perché quello è un altro sport capito perché se no voli sì, voli e vai e quindi lì impari facendo salto piccolo salto aumenti sempre di più esatto peso però quindi il tuo rapporto con lo sport non è mai stato felice no cioè, per me è sempre stato abbastanza capisci che facevi salto con gli sci cioè non è una roba che fanno tutte le persone di solito per lui in Trentino magari è normale sei forte magari lui anzi ci ha detto ma voi non avete mai provato esatto io magari non te ne rendi conto ma voi perché che sport fate cioè voi ma no, se abbiamo fatto calcio, qualcosa abbiamo fatto calcio basket quelle robe lì ah ok ma e che fate perché che voi non ne fate più attualmente no io non unici che fanno sport sono Cesare e Nicolas io faccio sci alp scalata arrampicata sì, fa un botto di roba dai calmami però noi per fare io mi cago in mano quando faccio queste cose cioè non farei mai salto con gli sci sì vabbè ma è uno sport che fate in pianura qual è? Caccia all'anatra, caccia al Germano Reale. Cioè. Ora no, c'è la squadra a Trento. No, sì, ha detto sport. Anche a Bolzano mi sa. Ho fatto un torneo. Mi sono rotto un piede a Bolzano. Finito. Sport. E voi siete venuti a fare una prova e non siete più tornati perché era troppo faticoso. No, è vero, è un botto faticoso. Non è che sport è faticoso. Ma che si corre un botto. No, mi sentivo un cane prima di fare un po' delle cose. Un cane, anche chi gioca a football americano allora. Ma è vero che l'allenamento di frisbee ti lanciano un bastone o dei rigori. Però fiscono una coda di cane io mi sono rotto un piede a Bolzano fine volevo e dire sei anche gonfiato a Bolzano no non ero non Bolzano. Eri a Bolzano e quando è che ti sei gonfiato guarda di frisbee vuoi vedere una foto beh, sì possiamo no, cercare guarda, una bellissima foto cerchiamo cercando su sono andato all'ospedale Nelson su YouTube Grosso. Bisogna scrivere secondo me no la mia faccia quello mi ero rotto il piede sono andato all'ospedale ma ci sarà tipo l'immagine su Google sì. Scrivi Nels la mia faccia ho cercato Nelson gonfio è un po' sgranato niente. Ah, io ho cercato intanto ringraziamo Giulia Giulietta Giulia che ha regalato non si vede niente da qua. Grazie mille ma dai che si vede benissimo ma entra nel video ma scusa. Ma sei tu quello entra nel video sì. Che c'è Tonno che reagisce a me gonfio allora aspetta Pingu che vado ah io pensavo ecco, ce l'abbiamo nell'altro schermo ma tu sei quello possiamo mandarlo ma sei tu era gonfissimo andiamo ma hai anche tipo un sottotono della pelle diverso ero bruciato ah, okay. È un ustione ma poi era tutto gonfio che se lo toccavi la pelle rimaneva stressata e saliva piano tipo cioè, la bomba più fare era un memory foam sì, a che minuto non possono mandarla a che minuto sei no quella non c'è cosa non c'è quella lì non c'è beh vai al momento in ma cui ma cos'è una truffa la ma scusa come non c'è ma Davide la cosa impressionante è che se tu gli premevi la fronte rimaneva tipo la ciambella sì, tipo gomma perché era tutto gonfio c'era tutto del liquido vai qua non mi si allarga più assurdo oh YouTube buggato niente non se fossi rimasto così però saresti stato un po' più simpatico non lo so YouTube la mia faccia un milione di views quindi come ti ricorda Sara Orlandi io ho perso il conto di quante volte abbia visto questo video beh bello anche io lo riguardo ogni tanto ti manca la faccia gonfia sai che io devo ancora vederlo e appena sarà l'intrattenimento magari ecco non lo guarderò ma lo sentirò e secondo me mi trasmetterà tante sensazioni mentre torno a casa okay. E poi magari quando sarò in camera me lo ascolto cioè me lo guardo senza l'audio perché tanto l'avrò già ascoltato lo stai più volte. Ce l'ho Pingu no mi fa ridere il frame che ha scelto Frank fammelo vedere non lo vuole mandare Pingu ma così peso Pingu no Pingu ma puoi mandare no, ma certo si può mandare, sì, ci mancherebbe ma scusa è Nelson. Se stesso già non può far vedere se stesso è se stesso e poi sta bene adesso no no Pingu ma scusa vabbè sta diventando un botto la regia si trolla oggi sì. Si è finito ma io volevo vederlo però non ce lo vuol far vedere non ce lo vuol far vedere. Faccelo vedere sta togliendo il filtro oh vai Pab no, vabbè. No, Pingu. No. Esce dallo schermo, poi è fighissimo. È in 3D. No, questi sempre così. Guarda, avevo il setto nasale larghissimo. Ma poi Nelson è venuto al matrimonio di nostra cugina, no. Così. Bah, paurissimo. Stai molto meglio con più capelli. Eri proprio un urukai, Eri un urukai, sembravi l'Urz. Pensa che sembravi... Tonno con i capelli corti. No, era pazzesco.
Oh mio Dio, no. Ah, perché tu dovevi ancora realizzare. Se, no, io non l'avevo ancora visto. Non l'avevo ancora visto. Ma ha detto che stava, no, ragazzi, stava malissimo. Sì, non l'avevo ancora visto. Secondo me dovresti stare sempre così. Comunque, sì, è vero. Saresti molto più te. Non lo ma so. Era bello. Avevo una sensazione agli occhi che era carina. No, non fatela a casa perché per quelle persone che vogliono comunque cambiare identità. Non si vogliono più far trovare. Cioè, basta bruciarsi in questa maniera. Questa io. Però duri poco, tipo una settimana. Cazzo. Aspetta, ma c'è una roba identica. Ah, beh, no, la polizia. La pozione di polifato è presente quando la prendono Harry e Ron che diventano Tiger. Ma vorrebbe andare a casa tre volte, volte tipo, hanno fatto i bordelli. Ma è vero, ma te quanto ci mette? Quattro ore raga scialli. Ma perché non fai l'autostrada? Ma sei pazzo, no? Ah, ci vuole quattro ore con l'autostrada. Ti giuro, io dall'altra parte del mondo. Hai mai provato senza autostrada? Ma vuoi che muoio? No, non sto scherzando. Strada. No, magari scopri dei posti belli. Sì, beh, campagna, ho capito, però sai, quando a una certa vuoi anche andare a casa, i posti belli... No, ma non stasera, un'altra volta. I belli si fottono, stai per dire. Sì, no, esatto, stavo proprio per dire quello. Sì, andiamo a mangiare i canedoli al burro facendo non l'autostrada. Basta, non voglio sto cazzo di pane bagnato, basta rifilarmi. Oh, ma tu non l'hai neanche mangiati. No, no, zero, non l'hai neanche assaggiato. No, tu chiusura mentale. No, ma io i canedoli li ho assaggiati. È la descrizione perfetta di Frank, chiusura mentale. Frank sottotitolo chiusura mentale, cioè, fanno gusto, Frank chiusura mentale Franceschelli, no, Davide si chiama, cioè, assurdo. Cioè, tu li ami, lui li odia. E siete anche vicini, mi stupisco. No, io non è che li odio, non li considero una ricetta. È pane bagnato. Anche le tagliatelle sono acqua e farina. Cioè, uova e farina. Cioè, puoi nel mettere. Senso. Ho capito. Uova e farina, pane bagnato. Imparagonabile. Però il pane è qualcos'altro. Ma poi, no, ma poi come, cioè, nel senso, come ti è nata sta roba? Perché te ti fissi sulle cose, ma. Secondo me è perché Nelson li ha sempre usannati. No, e le volte che li ho mangiati con lui, li provavo a dire. Sì, ma perché siete stronzi, non perché. No, poi le assaggi e dici ok, ma sa di pane bagnato. Ma non quando sa di pane bagnato. Quando hai messo a scuola tocciavi il pane. Ma non sa di pane bagnato un canedo. No. Ma non è vero. Allora, io devo dire che oggi avendo visto con cosa erano stati fatti, ho sentito il pancarrè. Certo, ma perché c'era il pancarrè? Per mangiare i canedoli al burro col formaggio. Sa comunque di pane bagnato. Tra l'altro pane è quello che ha un sapore un po' così, che non mangeresti. Davide sta per esplodere. Vabbè, o son gusti. Tra l'altro ci sono persone che gli stanno dando... Ci sono altre cose che mi piacciono. Sono d'accordo con Frank. Non so, no, cosa, ma che, però. Che, ma qual è la tua ricetta preferita delle tue zone? I canedoli. Ah, sono pazzeschi. Sono il capriolo, quelli che abbiamo fatto oggi. Poi mi piace un botto il goulash. Anche a me è un botto. Goulash è buonissimo. Ma è più il crusto bene. La bistecca che fai con prova a fare quello che trovi su YouTube, fidati. C'è gente, dopo io non so, magari anche te la, cioè ti leccano un po' il di dietro, magari ti dicono "Ah, sei pazzesco sto goulash". Però tipo uno ho visto il commento l'altro giorno, fa "Ha detto mia mamma che nonostante lei si gasi tanto per il suo goulash è migliore del suo, cioè nel senso se lo fai bene fai andare la cipolla così". Ma tu con cosa lo abbini di solito? Io gli spezzle, quelli bianchi. Sì. Ah, buono. Sono quelli gnocchi tirolesi, no? Buonissimi. Non so se sono bianchi. Bianchi, cioè puoi mangiarli anche verdi, certo, in realtà, però col goulash secondo me ci stanno meglio bianchi. E passati col burro e dopo ci metti sopra l'erba cipollina, sono una favola. Ma poi in realtà anche coi canedoli ci stanno, però quelli col formaggio di più. I tuoi prefe, giusto? Sì. Esatto, ormai conosci i gusti di Nelson. Andiamo a sentire, l'ha detto sette volte. Andiamo a sentire la prima domanda. Vai. Da Grappa. Grazie. Riverenze dalla vostra Grappa, riverenze anche a Davide. Dunque, la mia domanda è condita da un'esperienza personale, ossia mia madre da quando sono bambino, quando cucina la carbonara, usa il latte nella preparazione della pancetta, quindi fondamentalmente non viene sotto forma di crema la carbonara, ma viene sotto forma di uovo strapazzato. Detto ciò, caro Davide, quali sono i più grandi obbrobri che tu hai mai visto in cucina, quelli che tu consideri obbrobri personalmente? A parte oggi, figo. A parte cioè oggi. Cose proprio che tu ritieni inammissibili, cioè che dici "Oh mio Dio, no". Allora, una cosa proprio che mi fa letteralmente sboccare. Ok, bravo, bravissimo. No, ma che tortellini in brodo. Vabbè, tantissime preparazioni, tipo, vabbè, ma quelle robe sono più che altro i prodotti, tipo i prodotti in scatola, cioè in scatola, scusatemi, tipo appunto i tortellini quelli di bassa qualità, okay, in cui certo. Non sai neanche la carne che c'è dentro, proprio certo. Orribile. Però tipo io non so, in realtà in Italia, secondo me alla fine ci difendiamo molto bene, cioè se seguiamo la cucina italiana
per quella che è in realtà, e non la influenziamo con altre culture gastronomiche. Sì. Noi ci difendiamo molto bene, lo sappiamo tutti. Però io mi sono rimasto sconvolto quando ho visto, tipo, in America mangiare questo brodo di pomodoro e latte, okay, bollito per un po', e poi il pane tostato che viene accompagnato con il cheddar, sì, e poi lo pucciano in questo brodo di pomodoro, e per loro è una favola. Il gusto è di un'acidità pazzesca, perché poi senti il latte che quasi coagula per l'acidità del pomodoro, e quindi sta venendo a vomitare, sì. E dopo tutti gasatissimi che dicono wow, che bontà, okay. E magari quando si mangiano lo spaghetto al pomodoro fatto bene, per loro è troppo delicato, cioè gli manca qualcosa, per loro, okay, perché loro vogliono un gusto un pochino più forte di solito, no? Quindi quella cosa che mi aveva fatto veramente impazzire, sì, ribrezzo. Poi mi fanno innervosire le persone che non rosolano bene gli ingredienti, tipo, non so, okay, fanno la reazione carne di Maillard, come Nelson, no, vedrete. Facciamo il collegamento, cioè, tipo, non so, un arrosto deve rosolare se lo vuoi buono, perché altrimenti se lo lasci bollire, mm-hmm, quasi sulla fiamma, perché tu non vuoi accendere la fiamma al massimo, ovvio che non lo devi bruciare, però devi formarsi quella crosticina, quindi la reazione di Maillard, esatto, bravissimo. Lui super professionale, ragazzi, perché oggi la faccia è stato la prima volta, poi esagerato, ha un pochino esagerato, però, fatto prendere la mano. Però almeno la fatta, sì, è stato molto bravo. In ogni caso, vi giuro, quelle cose là proprio le trovo insulse, le cose tanto brodose e le cose fortemente acide, quando si carichi di... Cioè, dopo non mi viene in mente un esempio, se non quella cosa del pomodoro col latte. Okay, però le cose brodose, che sono lesse invece che arrostite, che non hanno una spinta, sì, chiaro, sono pessime. Quindi io ho una bistecca. Eh? Io ho una bistecca. Ok. Ma arrosolo bene. Allora, intanto la carne deve essere a temperatura ambiente, okay, mai fredda. La piastra meglio in ghisa, oppure tutta il più la puoi usare in ferro, è molto funziona molto bene. Da pulire, però. Appunto, usala in ghisa, allora. Cioè, deve avere un alto calore specifico. La padella antiaderente ti si rovina subito dopo poche volte che grigli la carne, perché comunque la temperatura alta per una pentola antiaderente non te la regge tanto. Quindi meglio che tu usi o la ghisa bella spessa, oppure la padella di ferro. Tu grigli la carne, ovviamente barbecue se puoi sarebbe il top, però insomma non tutti hanno il tempo, la voglia e magari anche lo spazio. Nick ce l'ha il barbecue. Vabbè, ma io voglio fare una bistecca buona la sera. Devi a casa il rosario, sale grosso pochino prima di farla andare, ci metti l'olio. Erbe aromatiche, ti consiglio il rosmarino, è il migliore di tutti, e lo fai arrostire assieme alla carne, cioè tu proprio metti il rosmarino sulla carne e poi la fai andare, non la giri più volte, la giri solo una volta, perché altrimenti poi comincia a uscire tutto il liquido che ha all'interno, tutti i succhi gastrici della carne. Sì, buonanotte. Scusa. E dopo, una volta che tu l'hai rosolata, la lasci un attimino riposare in modo tale che poi si e quasi si rilassi. Però io la sto cuocendo quanto, cioè, fuoco dipende, alto, dipende quanto è spessa, okay. Cioè, quando la giro qualche minuto, dipende, una fiorentina sola. Anche vera. Una volta sola tu devi girarla dopo 3-4 minuti che la carne sta rosolando, se è abbastanza spessa, tipo tanto così, e poi la rigiri, aspetti, se vuoi una cottura, tu la vuoi al sangue. Quindi la fai andare sempre a fiamma altissima per tipo altri 2 minuti quando la giri. Se invece la vuoi media, abbassi un pochino la fiamma e la fai andare 3 minuti. Se invece la vuoi, sempre se ti tieni di riferimento questa misura qua di altezza, se invece la vuoi ben cotta, che secondo me ovviamente il manzo non è proprio il massimo, anche perché la carne più è cotta peggio fa in realtà, la puoi far andare anche 4 minuti. Poi comunque tu ricordati di farla rilassare, la tagli dopo 2 minuti che l'hai lasciata riposare, e il pepe lo devi mettere sempre alla fine, perché altrimenti senti il sentore bruciato. E gli aromi, mi raccomando, però all'inizio, a meno che non metti delle erbe molto delicate tipo la maggiorana o delle erbe aromatiche, erbe in quel senso là, no? Le erbe aromatiche, non vorrei mai essere frainteso, no? È stato aiutare sempre. No, questa volta sono ragazzi. Ti giro, hai finito? No, potresti comprare un termometro. Ah, ci sta. Lasciami stare, tocca a me dopo. Grazie comunque, bellissima spiegazione. Ma io vorrei però vedere poi a casa Nick che metti in pratica queste cose, perché me le immagino col padellino della.
le storie. Io smetto di avere l'ansia quando faccio le cose e le rigiro di continuo, perché controllo sempre che anch'io, punto è. Anch'io. No, anch'io. Tu la devi alzare un po'. Lo so, sbaglio. Scavicchi ma non apri. Prego. No, due domande della chat in realtà. La prima è fatta all'inizio della live da un cuoco di Amatrice. Ok. Quindi un cuoco amatriciano che ti chiede: l'amatriciana con o senza cipolla? Beh, senti, allora, figurati che dico con la cipolla. Cioè, sarebbe troppo. Allora, diciamo che il gusto un po' dolce, la cipolla potrebbe essere molto invitante. Però se tu hai già il guanciale, che comunque ha una parte di grasso che arrotonda il gusto del pomodoro, la fai senza cipolla, che poi in realtà è la tradizione che vuole anche che sia fatta senza cipolla. E poi prova la cipolla, devo dire che non mi dispiace. Devo dire che è quel dolcino che non mi volevo dire che in realtà, tipo, io sono un mega fan dei piatti con la panna, cioè nel senso, sì, quando mi allungo con la panna io sono mega contento. So che è una cosa che tutti i chef dicono non bisogna farlo perché nasconde un po' il sapore del resto, però la panna è bella, da morbidezza, guarda che Ci sta. Sì. Io sono un fan della panna, però capisco che da morbidezza alle cose, cioè sì, basta che non esageri, cioè alla fine se metti un pochino esatto, ti dà quel gusto più burroso, oh, no? Grazie. Soprattutto in autunno e in inverno ci sta un botto. Io tipo l'aggiungo volentieri anche nella passata di pomodoro, cioè ci metti tipo fai cipolla, buono, un po' di burro anche volendo, la fai un pochino tipo più all'emiliana, no? Okay. Che tipo so che tipo qua la passata di pomodoro mi sa che la fanno con il soffritto di burro, vero? Anche sono un po' di latte di burro. Soffritto di burro non lo so. Cioè col burro e la cipolla al posto di mettere l'olio. Nella cucina bolognese facevano il pomodoro, lo facevano con addirittura forse anche un goccio di latte, diventava un po' più bianco. Allora facciamo un po' come gli americani. Il problema è che gli americani non mettono niente e il pomodoro lo fanno proprio bollire stra poco e quindi resta acidissimo. No. Diventa dolce, anzi. E poi noi alla fine, se vai le cose, stai lì, la coccoli un po', sta passata un pochino si eccita e quindi ti dà soddisfazione. Mi piace che tratta gli ingredienti come persone, sì, una roba stupenda questa cosa, è bellissima, è strabella. Ma un'altra domanda da Kate dalla chat è: quale cucina regionale ti piace di più in assoluto dopo quella trentina? Bene, allora che e perché proprio l'emiliana? Addirittura no, cioè, me la mettono, cioè mi imboccano già. No. Allora, mi piace un botto la piemontese perché è super ricercata rispetto alla cucina più verace italiana normalmente. Che cazzo si mangia in Piemonte? Risotto al Barolo, ad esempio, oppure i ravioli al plin, non so se avete presente, oppure il bonè, sono tipo quelle ricette che sono molto più ricercate, forse hanno anche un po' di influenza francese. La bagna cauda. Sì, anche esatto, ci sta. E poi mi piace un sacco la cucina emiliana. Bravo. Per il discorso senza così leccare il cul, però ci sta un sacco perché è proprio bella, unta sì, da soddisfazione. Buonissima. Cioè piena. Ma la romana no? La romana ci sta perché è molto saporita, molto anche quella verace. E poi il top tra il sud, io sceglierei la Sicilia soprattutto per i dolci. Ok, mi fa impazzire. Cioè, ci sai fare con i dolci? Sì, dai. Cioè, ci sta. Diciamo che non sono molto preciso, quindi non è che sia proprio il mio pane quotidiano. E quindi devi essere molto più preciso. Quando... Anche lì puoi correggere meno rispetto a un piatto. Sì. Ma però ci sta. Te è più difficile rifare una ricetta che avevi già fatto e rifarla uguale? Perché ti ho visto molto impulsivo, molto che improvvisi anche sul momento. Ti capita tipo di non riuscire a rifare una cosa che hai fatto e dici cavolo mi piace così, la voglio rifare, a riprodurre. Allora, cioè, dovrei essere tipo uno chef di un ristorante che deve fare quel piatto a tutti i giorni, tipo. Sì, oppure ti piace una cosa, la vuoi rifare, non riesci più a rifarla. Se tu una volta la fai e quando l'hai fatta sei concentrato, fidati che bene o male ti esce. Cioè, l'importante è che sai perché. La cosa che magari può cambiare sicuramente è un pochino il sapore, perché magari hai messo più sale, meno sale, la carne era più buona, meno buona, era più tenera, meno tenera. Cioè, capito? Dipende però un pochino conto. Però ti rendi conto. Okay. Esatto. Se tu ovvio che fai le cose così sovrappensiero, è chiaro che magari la prossima volta non ti viene bene oppure ti viene meglio, dipende. E oggi abbiamo fatto tutte ricette a parte il cannedolo tradizionale, che erano tutte improvvisate, però allo stesso tempo magari siccome ti basi sulla concezione o comunque sul procedimento del cannedolo classico, allora quando è ora di fare gli altri prendi ispirazione da quello, quindi c'è una logica, un pochino di manualità croccante, la vedi
lo stesso proprio perché i passaggi erano quelli alla fine. Se anche Cesare, devo dire che è stato tanta roba, cioè, tanta roba. Lui si è preso un sacco bene. Poi quando abbiamo fatto tutti gli altri, perché poi insomma la prima volta, una volta che vedi come si fanno a fare, vai liscio, no? Vai liscio. Sì. Bomber. Vabbè, poi a bagnare del pane non è che ci vuole. Vabbè, ecco il ritorno. Comunque mi fa ridere la chat, c'è tipo Messerazzone che addirittura ha evidenziato, quindi ha speso dei punti. Sì. Un commento sul pizzoccheo valtellinese da. Cos'è? Tipo, ti dico che a casa non lo conosci, amico Fredda. No, cos'è? No, stai scherzando. No, sono serio. Allora i pizzoccheri non sono del sud. Oh pazzo. Adesso vado a cercare. Dai, fai vedere. Magari non tutti li conoscono. Sono quelli marroni, dai. Inizia a descrivere. Rettangolini. Pensavo fossero sulle sud. Palle, ma perché? Perché avevi detto che tuo papà tipo li faceva. Ah, è vero, sì, che aveva avuto la fissa, la moda per i pizzoccheri. Perché, sì, vabbè, l'hai mangiato la nausea per quelli, sì, per un anno. Cioè, ma perché li faceva un sacco di volte? Ma non lo so, perché si era fissato e comprava sempre quella scatola. Vedi quella azzurra classica? Ok, con il logo rosso. Non so di che marca sia. Non so. Da quando li ha cominciati a vendere all'S Lunga? Ma ti parlo di 10 anni fa, lui continuamente a ogni spesa li comprava. Quindi ha scritto la scatola da pavilla. E radiatori. E magari li faceva in agosto. Non mi ricordo sinceramente. Però per cioè, un anno male. Li ha fatti continuamente. Poi ci andava giù duro di Asiago, ma ne avete fatto veramente tanto. È una roba disgustosa dopo un po'. Noi pizzoccheri, mio fratello va pazzo. Scusate, è tranquillo. Tranquillo. Un po' composto, però mi è piaciuto di classe. Molto. Sì. E, no, è pazzo. Ne mangia 3 piatti lui. E ha 12 anni, quindi fa paura. Ma quanti anni secondo me? Quanti anni hanno i tuoi fratelli? Ma sono anche allora, cazzi ma 12, no, ma ci sta. 12, 16, 18. 23, 24. Che sforzo per ricordarlo. Tu hai 4 fratelli. Sì. Voi siete in 5. Sì, ma è pazzesco. No, però pensavo. No, siamo 4 fratelli, quindi pensavo che tu fossi il quarto. Invece tu sei il quinto. Ah, ho detto siamo in 4. No, no, avevi detto tutti avevano capito. Però Nick ha giustamente messo il dubbio. Ma fare un po' di cucini sempre te a casa. Per tutti. A pranzo. Massaia, cacchio. Madonna. Tutti i pranzi cucini per tutti. Ma perché a pranzo non c'è nessuno e mi tocca fare. E la sera, grazie, no. Ma avrai delle volte che non hai voglia. Non c'è qualcuno che nessuno. Mia sorella ogni tanto fa i dolci, ma aiuto. Cioè, nel senso, più che altro Poretta è ancora all'inizio, quindi è un attimo. Però ti giuro, l'altro giorno ha fatto una torta. Ho detto, Luci, però, cioè, frittata. Ma l'ho vista. Povera Luci. L'ho vista su TikTok. E così, prendono le uova, le montano. E gli faccio, ma Luci, ma come cacchio fa a stare una torta in piedi se tu non li metti un po' di farina? O comunque, cioè, non li metti altro. Certo. Però, cioè, una torta fatta con i bianchi d'uovo. Ok. Messa in padella. Cioè, tu praticamente prendi i bianchi d'uovo, li monti, sì. Prendi i tuorli, li monti. Prima fai uno strato di tuorlo, poi ci metti il bianco d'uovo. Pom! Poi minacci. Se poi prendi i bianchi d'uovo, li metti sopra, poi ancora tuorlo, sì. Copri col coperchio, aspetti che tipo passi un po' di tempo, poi dovresti ottenere tipo una nuvola okay. Dolce. E invece vengo un frittatone. Dai, è venuta una roba così. No. Cioè, faccio luci, boh, non so. Cioè. Te sei molto critico comunque con i piatti. Ho visto anche con i tuoi stessi piatti. Cioè, non è che dici, vabbè, è venuto più o meno. No, no, ci dai con la critica pesante. Ma sì, se fa schifo, fa schifo. La presa ti ha tirato in faccia a luci. Esatto. Ma più che altro, tipo, abbiamo assaggiato i canederli. Secondo me dovevano essere un po' più caldi. Per aver proprio. Infatti lo dicevi, eri lì, è vero, è vero. Comunque, però secondo me, tipo, per la cosa che non ha ispirato dei fratelli, è che magari spesso cucinare nasce da un'esigenza. La passione della cucina e quindi tante essendoci volte già lui che cucina i fratelli certo. Che cazzo ne frega sì. Giocano a Fortnite secondo me per quello. può essere ma ci sono delle volte che non hai voglia di cucinare? Sì, tipo adesso. Beh, tipo oggi tipo adesso non avrei più voglia. Ok, no, ci hai cucinato tutto il giorno. No, ti giuro, impazzirei. Ma hai fatto corsi o robe così o tutto? No, in realtà YouTube. Ho fatto anche tipo dei corsi. Ok. Tipo sono serviti? Sì, okay. Sì, un sacco. Cioè, tipo a Trento hanno fatto questi corsi con degli chef stellati. Ti insegnano un sacco di cose che magari tantissimi non sanno. Cioè, okay. A me viene in mente tipo una cosa che ho insegnato a fare anche alle persone su Instagram. Che sono questi cubetti della salvezza. In cui tu prendi, cioè io l'ho chiamati così, vabbè, il nome è un po' così. E prendi il riso. Ok. E 100 grammi, quindi proprio un pugno, ci metti giù 1 litro di acqua e lo fai stracuocere. Poi aspetti che
appunto diventi molto morbido, quindi devono passare tipo 30 minuti e poi frulli tutto, ottieni questa crema, la metti nei cubetti di ghiaccio. E avete presente quando alle volte i risotti, non so se vi è ancora capitato, che sono un po' slegati, non sono belli corposi, belli cioè quando tipo... non è mai capitato perché non ho mai fatto risotto, cioè, in quale cioè, volevo dirlo, immagino però. Che non so. Hai i cubetti di amido da buttare da nei buttare risotti nel per... riso, ma nel caso tipo tu no, cioè non so, il risotto col pesce, okay. Hai presente che alle volte tende un po' a essere slegato perché non puoi metterci nel formaggio, nel burro, ci metti magari un filo d'olio. Il formaggio è buonissimo. Sì, ci sta, okay. Però magari se vuoi sentire solo il sapore del pesce, allora a quel punto dici forse il formaggio. Tu sei... Cioè ti fai effetto insalata di riso, dici? Cioè secondo me io e Frank se andassimo... Cioè se tipo io cucinassi e lui cucinasse sarebbe veramente un delirio, perché lui non amerebbe quello che no, faccio tutto io. Che fa tutto cagare. Esatto. E lui dice magari se tu gli dici qualcosa, lui ti dice ma oh pazzo. Sì, cioè, ma vuole sentire il sapore del pesce? Frank vuole andare veramente a MasterChef. Io ci sto lavorando. Sta pensando di prendersi un altro entro 20 anni ci vado. Hai già fatto dei provini? No, no, ci sto lavorando. Cioè, voglio arrivare preparato. Ma cosa vuoi dire ci sto lavorando? Stai imparando. Ma non devi imparare troppo, lo sai che dopo altrimenti non ti prendono. Ma va, li prendono anche i vecchi. Vecchi ignoranti. No, l'importante è che tu sia amatoriale. Ah, ok, quindi. Io amatoriale. Tu però per me rischi di essere quel concorrente che resta dentro perché è molto simpatico ma non è bravissimo a cucinare. No, potrebbe, non mi devi stare attento. Quelli che entrano e dice questo non ce la farà mai, esatto. E poi arriva alla fine e non capisci c'è motivo, stato uno vecchissimo a un certo punto che era diventato mega famoso. Ah, è coso, lo sa bene Pingu, cavolo, è quello del curry. Come si chiama? Pingu Italo. Io mi ricordo solo Rashida. Ma quindi questo risotto pazza, ti ricordi? Sì. Com'è che era? E com'è che faceva quando parlava? Oddio, non so imitare, però Pingo tipo Cracco aveva detto che la sua roba sapeva di saponetta. Sì, aveva detto mille. Sì, poi sapeva fare bene solo. Però faceva, quando diceva grazie era grazie. Poi lei è andata ospite tipo due edizioni dopo. Sì, ma mega cosa mega, dici, sì, lei mega pro a insegnare le ricette. Ma perché sapeva fare sì, quello? Sì, ok, sì. Va bene. No, ti ma... lei magari lo fa ancora lei professionalmente. Sì, personaggio gigante, sì, sì. E stavi dicendo dei cubetti che quindi salvano il risotto quello sì, tipo al pesce. Esatto, no. Esatto, tu praticamente prendi, quando capisci che c'è qualcosa che non va, prendi il cubetto, lo metti nel riso quando è ancora caldo e poi mescoli e nel frattempo manteghi e fidati che ti... E dopo ci aggiungi un po' di acqua di cottura, cioè di acqua bollente o brodo, insomma quello che vuoi, e tu mescolando tieni sta cremosità pazzesca e tantissimi poi tra il resto, soprattutto i chef se la sono presa perché mi hanno scritto ma che cavolo fai, cioè da quando in qua sto cubetto si usa di solito il burro e il formaggio, ragazzi. Ma proprio degli chef te l'hanno scritto? Sì, ma secondo me anche perché in realtà un po' pesa sta cosa perché sono soprattutto gli chef che sanno questi segreti e quando tu propaghi anche alle persone che magari capito non ci penserebbero neanche di fare queste cose è un po' gli scazzi del culo, okay. Sì, un sacco, molto figo, un sacco, molto sì. Figo. Ma okay. Senti un altro audio, vai next. Dicono vocale. Che Rashida ha aperto OnlyFans in chat, ma veramente? Non è vero. Non lo so, incredibile. Riverenza alla valle, io non ho domande per Davide, ma vorrei ringraziarlo per la ricetta del tè alla pesca, tè freddo alla pesca, perché l'estate scorsa sono sopravvissuto soltanto grazie a quello. Grazie mille. Com'è? È assurdo, io cioè? Sai che lo adoro. Praticamente io sono... voi siete team pesco o limone? Io limone, l'altra limone. Un po' anche limone a volte. Pesca, forse. Cioè, mettetevi d'accordo, allora tu parte di Cesare. Mi piacciono entrambi. Non mi so decidere. Di quando vai in giro, una volta limone e una volta pesca. Sì, no, okay. Così. Una volta direi pesca. Avrei detto pesca. Io okay. Completamente limone. Anch'io. Cioè, proprio per me limone pazzesco. Gli ultimi 2 anni limone. Prima pesca. Ok. Io sempre limone. Pesca. Ok. Allora, soprattutto a chi di solito odia la pesca, quel tè è pazzesco. Ah, sì? Perché, bello. Ti giuro, allora, forse in quel caso... Se devo ma forse... No, non lo so. Però sono proprio molto indeciso se scegliere uno o l'altro. Sono come Cesare. Perché ti giuro, quello alla pesca sa proprio di pesca. Quando andate, cioè, di solito io prendo sempre quello al limone commerciale perché tipo sa più, cioè è più dissetante. È vero, no? È molto più sì. Dissetante. È meno dolce. Sì, esatto. Esatto, quello alla pesca è mega zuccheroso. Non mi quello alla pesca ma è una roba. Fai? È praticamente è una cazzata. Cioè, tu
risparmi anche soldi, letteralmente, perché tu prendi, che ne so, puoi fare 5 litri d'acqua, poi ci prendi lo zucchero, comunque su TikTok c'è, anche su YouTube in realtà, prendi l'acqua, prima in realtà prendi le pesche, devono essere molto succose, le lasci con la polpa e tutto, anche l'osso in realtà, tanto dopo lo filtri, che è il nocciolo, esatto. Si chiama i noccioli osso, è una roba incredibile. Bellissimo. Ah, perché prima ho detto l'osso, continua a dire osso, ma assurdo. No, ma magari lo fai sempre, ci sì, sta. Sì, ma ci sta, continua, osso vegetale, è figo. È il nostro vegano. Praticamente prendi ste pesche, le tagli così, dopo ci metti poco zucchero, dipende in base alla quantità, se lo vuoi meno zuccheroso, fare anche senza. Puoi anche farlo senza. Ottimo. Tanta perfetto roba. Per Cesare, che Cesare vuole. Certo. Mamma mia, ma prima con quello zucchero nelle fragole quanto rotto? Ah no, lui spara un po' ma basta. Bisogna. Ma sì, ma perché? Cioè, fa male? O perché devi essere a dieta? Sì. Chiedilo a Frank. Fa malissimo. Mai usare lo zucchero. Considera che Frank non sa neanche la pasta. Neanche il sale, mai usare il sale. Ma... è una della Masterchef, quindi quello è un problema. Ma sei naturopata? Scusa? Sei naturopata? Cos'è un naturopata? Cioè uno che è molto così, che vive nella natura. No, vado che... al Mac un giorno sì, all'altro punto. Però mi dà fastidio perché lì proprio metti il sale. Anche perché col sale è tutto buono. Ma in mezzo alle macchine direttamente che ti senti già in colpa, quindi va bene. Ah, ok. Vabbè, allora se vuoi farlo scusa, senza zucchero, quindi, no, no, okay, quindi poi prendi il tè, le bustine di tè, le metti direttamente. Tè quale? Tè nero. Tipo. Cioè il classico tè nero, va bene anche il tè verde? Lipton. Sì, puoi usare Lipton, quello classico, il yellow label, l'avete presente? La confezione esatta. Certo, certo. Il classico tè nero, no? Ok. Tu lo versi, metti le bustine che possono essere 3-4 nella ciotola in cui ci versi l'acqua bollente e poi tu aspetti quei 5-6 minuti, togli le bustine di tè, lasci dentro a macerare la pesca, che così dà ancora più succo e poi cioè, rilascia ancora più sapore e succo. Poi tu la metti in frigo per tipo 5-6 ore, ma anche meno in realtà, 2-3, e filtri tutto schiacciando bene la purea di pesca in modo tale che rilasci ancora tutto, succo. Ancora no? Più pesca, certo. E poi tu lo conservi tipo in frigo per 3-4 giorni curioso, senza problemi. E è pazzesco. Però col limone non si non può fare. Col limone lo puoi fare. Fai il succo di limone, ovviamente la scorza, perché è quella che rilascia più aromi. E tu ci metti anche là, fai come la stessa procedura, però usi il succo di limone e la scorza di limone. Sì, okay. E io ho fatto anche il tè verde, tipo quello per imitare un po' quello che si trova nelle bottigliette. Sì. E prendi tè verde, il lime e la menta. Cioè, come variante più fresca, potresti fare quella. Figo. Fighissimo. Ah, ci sta un sacco. Per l'estate, top. Bellissimo. Bello. Andiamo a sentire anche l'altro audio che abbiamo. Riverenze tutta la Valle Spaziale, io non ho esattamente una domanda per Davide, ma voglio solo ringraziarvi per questa super live in cui ci sono gli Space Valley che seguo da una vita, di Davide che abita qua vicino a me e tiene alto il nome della Val di Sole e soprattutto risponde alle vostre provocazioni nel nostro dialetto solandro. Questo mi fa assolutamente impazzire questa sera. Riverenze solandro? Sì, ma però doveva dire il suo nome, perché ti giuro, cioè, lo conosci, hai già sentito questa voce. La sua voce è familiare, però non vorrei confonderla, mi sono riconosciuto il suo migliore amico. Non è che qui, sembra quasi Giacomo Podetti, però non so. Giacomo Podetti? Podetti. Podetti. Però secondo me Giacomo Podetti. Sparo stupidate. Comunque prima la chat dicevano che Frank diventerà come Jovanotti, che si nutre soltanto di cosa si nutre Jovanotti? Alloro e glicine. Ma no, io mangio vero, merda. Secondo me è vero. Su Zambelli, però ammettilo che poi ti scoccia pulire la cucina. Ah, tu sei uno pulito in cucina? Eh? Sei uno pulito in cucina, cioè nel senso no, in realtà no. No, ok. No. Ma lui fa come lo chef Tony, cioè il buco e mette tutto dentro. Io faccio così anche quando pulisco casa, tipo. Nel buco. Cioè nel senso, sì, quando tipo arrivano degli ospiti, noi abbiamo tipo una cassa, un armadio in cui dentro ci mettiamo tutta la da che troviamo a casa. Le capre. Cioè, presente? Abbiamo proprio l'armadio della salvezza, cioè c'è cioè il cubo della salvezza. Bello, no, bello però. Noi apriamo e buttiamo dentro tutto. Dentro, bello. Dallo stand di biancheria a, che cavolo ne so, un armadio marcissimo che abbiamo in soggiorno. Nelson faceva la stessa cosa con una sedia. Lui aveva tutti i vestiti sopra al letto, ma proprio una montagna gigante. Lui prendeva tutto a blocchetto, faceva un canedano e lo piazzava. Poi è diventato una mega stanza. Io dalla stanza. Dove da fuori dalla stanza lanciavo dentro le cose. Non sto scherzando. No, ci credo. E guarda che ti giuro. Invidia. Io non so come fanno le persone a essere ordinate.
No, anche noi. Sì, infatti, sì. Infatti mi sentivo un botto a mio agio. No, no, per fortuna. Io comunque ho un problema, nel senso che io prima o poi vorrei che questo ragazzo tornasse a casa. Anch'io mi sento in colpa, però sono passato in quella notte, io mi sento in colpa. Ne sto pensando a sua mamma, che magari è a casa che lo aspetta. Magari doveva cucinare, voi siete pazzi, ma secondo voi i miei si preoccupano? Per un cazzo. Facevano fare tanto gli altri quattro a cui preoccuparsi, cioè loro sono grazie che avete preso mio figlio. Sì, vabbè. Salvi, noi salvi. Vabbè. Ok, vabbè, niente. Ah, quanti abbonati siamo? 1620 abbonati, malissimo. Puoi metterci gli occhiali culo a tutti. Ma fighissima comunque questa cosa. Tra l'altro, cioè, qua vi portiamo degli ospiti incredibili e voi non vi abbonate, siete veramente dei bruttissimi spettatori. Quindi lascio perdere Twitch. Non dà soddisfazione, non è pronto. No, è verissimo. Però grazie a tutti quelli che hanno regalato abbonamenti. Assolutamente. Non mi ricordo chi sono, ma grazie a tutti. Ah, c'è scritto lì Giulietta Giuli. Giulietta Giuli. Continuate così. Yes. E oggi è giovedì. Ci rivediamo lunedì. Lunedì. Giusto. E sì. Senza Davide. Però. Senza Davide. Sì, anche se purtroppo. Mi piacerebbe averlo sempre. Cioè, in realtà, vedi tu perché volendo puoi rimanere. Ma dai, raga, che ci vedremo ancora sicuro. Vabbè, andiamo su. Andiamo noi. Uscirà tra un paio di settimane, probabilmente. Il video. Secondo me anche di più. Stiamo iniziando ad avere del vantaggio. Ok, tra un pochino uscirà il video. A giugno, credo. Anche perché ormai. Bel canederlo. Sì, infatti, diciamo che saranno un po' fuori stagione, ma secondo me pomperanno la bomba. Sempre buono. Ci sono anche delle versioni più fresche. È vero? No? Sì. Ben due, è vero, sì. Sì. Ha ragione. Due? Sono due le versioni fresche. Sì. Eh beh, una. Una un dolce. Una non abbia neanche. E l'altra? Una non è cotta. Giusto! Io che devo spiegare i suoi stessi cani. Sì, che è distrutto. Cioè, poverino, era partito stamattina alle 7. Infatti, diciamo, in effetti non ci penso. E mi raccomando, andate a seguirlo. Ho imparato un sacco di cose con lui su Instagram, YouTube, eccetera. Assolutamente. Ma il focus principale è YouTube, TikTok, Instagram. YouTube. Okay. Cioè, anche se faccio in questo periodo, sono un po'. Cioè, non faccio tantissimi video su YouTube. Adesso voglio recuperare. Adesso ci saranno 5 pancake. Con 5 impasti diversi. Cioè, tipo, tu puoi fare i pancake, però con 5 integrale, diversi. Integrale, magari. Senza zucchero. Puoi fare anche quelli là. Ottimo. Pensato comunque, proprio a te. Voglio fare il te che ci ha detto qua a Space Valley e gli mandiamo la reazione. Ah, va bene. Sarebbe fighissimo. Live, così vediamo come viene. Ci sta. Va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo un raidino al gatto sul tubo. Va bene. Andata. Ci sta. Va bene. Ciao, ragazzi. Un bacione. Arrivederci.